A nome della città di Magenta do il benvenuto al presidente della provincia di Milano, l'onorevole Guido Podestà. Non è solo il comune, non è il sindaco, non è il funzionario che si reca in provincia per, ma è la provincia di Milano che decide di entrare diciamo nel territorio. Il senso di queste giunte aperte, giunte itineranti, è proprio quello di andare sul territorio e parlare dei temi del territorio, no? Quindi è importante che ci sia la rappresentanza dei sindaci, la rappresentanza delle realtà sul territorio. Qui evidentemente di Novaceta parleremo, mi sembra evidente, e anche di altri temi, mi sembra chiaro. È importante che ci sia anche chi rappresenta il territorio in ambito di consiglio provinciale. Quindi noi sempre abbiamo la presenza, in questo caso di Simone Gelli, ma che sia di maggioranza o che sia di minoranza, noi invitiamo sempre il consigliere provinciale eletto a esserci, perché il senso è quello di mantenere un dialogo aperto. Cedo la parola a Mario De Luca in rappresentanza dei lavoratori di Novaceta. Sono certo che la vicenda Novaceta è già da lei conosciuta. Questa azienda non ha fermato gli impianti perché il filato di cellulosa non si vende più. Questa azienda ha fermato gli impianti, ha fermato la produzione perché è venuto a mancare l'energia termica ed energia elettrica. In tutto questo imbroglio le istituzioni devono intervenire e devono intervenire subito. Non c'è più niente da attendere, non c'è crisi del filo di acetato, si vende ancora benissimo nel mondo. Chi dice il contrario dice il falso ed è complice di questi personaggi che con gli imprenditori seri non hanno niente a che vedere. Devo dire che la storia Novaceta è una storia particolare che ha avuto fusioni, scorpori, passaggi di proprietà, è una situazione assolutamente tormentata in questi anni, quindi se è vero, ma anch'io lo confermo, il filo di acetato è un filo che ancora si vende, soprattutto i punti di produzione sono pochissimi, quindi Magenta era un'eccellenza e una possibilità, però la situazione di crisi si è venuta a creare proprio per una serie di pesi, l'aspetto dell'energia che è stato citato, ma non solo, secondo me una serie di passaggi di proprietà e di indebitamenti che hanno affossato la situazione. Siamo qui per non sottrarsi, saremo sicuramente, Paolo ne sono certo, parte attiva per la formazione del tavolo, Rossoni sono sicuro ci sarà come sempre, ma come anche abbiamo avuto modo in altre occasioni di far intervenire membri di governo del Ministero delle Attività Produttive, ci attiveremo compatibilmente con delle agende, ma in tempi molto rapidi perché ci possano essere, diciamo, momenti di confronto. Buongiorno. È doveroso iniziare il mio intervento con un ringraziamento all'amministrazione comunale che ha saputo cogliere l'opportunità di presentare il bando dei distretti del commercio presso la Regione Lombardia. L'istanza che porto a nome dei miei cittadini e che in questa seduta della Giunta Provinciale è la richiesta di valutare la trasformazione di questa intersezione che divide il paese in due, no? Il mio piccolo paese in due, in un luogo dove si possono creare magari anche una piazza dei percorsi protetti per biciclette e pedoni. Cosa faremo certamente? Completeremo le opere in itinere e al sindaco di Mesero, che chiede una cosa facile, diamo la certezza, l'impegno certo, che faremo quanto è nelle nostre possibilità per ridurre a strada di valenza cittadina quella che lui ha segnalato. Buongiorno a tutti, sono Sergio Prato e qui rappresento un'associazione culturale che si chiamano Le Rose di Gertrude. Questa associazione è nata proprio qua a Magenta 5 anni fa. Di solito quando nasce un'associazione gli si augurano lunga vita. Io mi auguro che questa mia associazione duri veramente poco. Poco perché noi da statuto cerchiamo proprio di promuovere cultura, perché vogliamo prevenire e contrastare tutti i tipi di discriminazione, in particolare quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Io credo che non ci possa essere dubbi, condanna assoluta, posizione chiarissima, deve essere il rispetto fondamentale della persona, è scritto anche nella nostra Costituzione, è scritto nella Carta dei diritti dell'uomo che è integrata nell'atto fondante dell'Unione Europea, che tutti abbiamo pari dignità, pari cittadinanza, al di là della religione, al di là del censo, al di là
delle tendenze sessuali. È scritto con estrema chiarezza, al di là dell'età. Quindi non vi può essere dubbi, chi ha atteggiamenti di aggressione in situazioni di questo tipo può ricevere soltanto condanne da parte dell'amministrazione provinciale, ma lasciatemi dire da parte di qualunque donna e uomo che sia minimamente in sintonia con i valori di civiltà che credo tutti noi condividiamo. Quindi, ovvio, non banalizzo l'intervento che c'è stato, non ci dedico del tempo perché è talmente chiara la posizione, ma non può essere diversamente, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda Magenta è una realtà veramente importante perché ha ben 4 autonomie scolastiche per un totale di 7 sedi, di cui 5 a Magenta, una a Vittuone e una a Corbetta. Ma la cosa importante da dire è che in 3 anni c'è stato veramente un aumento della popolazione scolastica di oltre il 13% e questo procura veramente un fabbisogno di spazi notevoli. Alcune iniziative che prima si svolgevano solo nella città di Milano, con la nuova amministrazione provinciale stiamo cercando, con fondi inferiori ma comunque quelli con quelli che ci sono, di organizzare iniziative sul territorio della provincia di Milano. Per esempio la rassegna corale provinciale per la prima volta la terremo anche a Magenta, anche in altri comuni, così come ci siamo inventate questa nuova iniziativa Il Ritmo in provincia con dei concerti di alcune band molto, molto rinomate e famose che per la prima volta quest'anno si terranno anche sul territorio della provincia. Sul discorso delle province vado a terminare. Chi afferma che eliminando le province si risparmiano 12 miliardi dice una bufala che è grande come una casa, perché poi le scuole le devi fare, le strade devi mettere a posto, cioè non ci perdo del tempo sinceramente. Lunedì prossimo abbiamo i presidenti delle altre 8 aree metropolitane che ho invitato a Milano, ragioniamo insieme di quello che è il modello da proporre poi al Parlamento sull'attuazione dell'area metropolitana. Nessun'area come quella di Milano, insieme Torino e Napoli forse, ma nessun'area come quella di Milano vive in assoluta simbiosi una città con l'altra, e vi sono tutta una serie di servizi che non possono non essere interpretati a un livello sovracomunale. Il primo passo sarà proprio quello di un'assemblea dei sindaci, quelli che vorranno partecipare, che devono, insieme al Presidente della Provincia, insieme al Sindaco del Capoluogo naturalmente, essere i protagonisti di una trasformazione che io penso più dal basso, nei fatti, nei servizi.